Grazie, toccherà a me comunque concludere. Anch'io ringrazio per l'opportunità di questo workshop, per due paroline diciamo introduttive, perché è stata una bella occasione di confronto, di ascolto reciproco. Alessandro ha già detto 40 interventi, ad incirca 12 fra esperti, portatori di interesse e tutti gli altri comunque membri delle associazioni dei consumatori. E alcune delle proposte che abbiamo riportato comunque in questo documento, che dopo verrà ulteriormente comunque raffinato, sono proprio il frutto di questa interazione. E il tema delle etichette l'abbiamo affrontato prendendo comunque come ad esempio, diciamo, quello che è stato detto anche dal professor Zamagni. Alla fine l'etichetta è una carta d'identità del prodotto e un consumatore che può effettuare una scelta d'acquisto consapevole ha la necessità comunque di informarsi. È il primo, diciamo, strumento di dialogo con il consumatore, non è soltanto comunque un adempimento in qualche modo normativo. Le proposte sono su due, diciamo, su due fronti, dal punto di vista comunque normativo, dei vuoti, di andare a riempire quelli che sono emersi comunque come dei vuoti normativi, e dall'altro comunque su cosa informare il consumatore. Che cosa si chiede? Si chiede innanzitutto, diciamo, cosa porteremo alla riunione del CNCU, di chiedere al CNCU di promuovere un tavolo di lavoro interministeriale con i quattro ministeri che hanno competenza comunque su questo tema: Ministero della Salute, Politica Agricola, Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente, proprio con ovviamente il coinvolgimento, diciamo, lo chiede il CNCU, mettendo al centro le associazioni dei consumatori, per lavorare sull'armonizzazione dell'interpretazione delle norme. Questo è stato segnalato comunque da più esperti e portatori di interesse, soprattutto per quanto dopo riguarda, diciamo, l'interpretazione nella fase di controllo e nella fase di sanzione. Per cui questa è anche una proposta, lo chiediamo al CNCU di farsi comunque promotore di questa richiesta comunque con gli altri ministeri. Essendo, diciamo, emerso in tutte le due giornate, ma ancora di più, non lo so, nel nostro workshop è emersa la necessità proprio di lavorare e di integrare diversi livelli istituzionali e con noi, ma fra di loro soprattutto, e mettere noi come associazione al centro. E una proposta comunque sul vuoto normativo sulla filiera è emerso da più fronti, di dare un po' l'indirizzo anche alla luce delle richieste di circa il 96% dei consumatori e l'indagine promossa da alcuni enti di ricerca, se non ricordo il nome, sulla necessità di avere comunque inserito sia nella filiera lattario-casearia che in quella delle carni comunque l'origine della materia prima, sia per la prima filiera che per la seconda, a partire anche dalle carni trasformate. Allora, chiaramente la richiesta che noi facciamo è quello di, anche in questo caso, diciamo, valutare insieme con i soggetti interessati, con le regioni, diciamo, l'impatto economico di una scelta di questo tipo, per cui iniziare, diciamo, un percorso per valutarne comunque la fattibilità sull'inserire appunto l'origine della materia prima. È un dibattito attuale, diciamo, affrontiamolo nei prossimi mesi. È emerso, diciamo, come un'indicazione importante da più parti all'interno del workshop. Dopo qualche buona pratica comunque da condividere, proprio perché è emersa dalle associazioni dei consumatori stesse, dal lavoro nei territori, nello specifico da un'associazione comunque localizzata in Puglia, quella comunque in tutto il mare magnum di marchi che ci sono, quella di promuovere l'articolato di un disegno di legge che istituisce il marchio Dioxin Free al fine di tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione e di garantire, diciamo, la salubrità degli alimenti. Questo marchio può essere segnato soltanto ad alimenti con limiti di concentrazione inferiori a quelli stabiliti comunque dalla normativa. Ci sembra anche questo, diciamo, un tema da affrontare proprio alle luci comunque dell'impatto ambientale che hanno comunque alcuni scandali comunque nel nostro paese, per cui avere un marchio che non valorizza soltanto l'ambiente, dopo di questo ne parlerò un minuto adesso più tardi, ma anche che dialoga con il consumatore sull'impatto sulla salute comunque di quel prodotto, ci sembra comunque una bella esperienza e da capire comunque come, in qualche modo, come promuovere. Tutto questo rientra nel filone dell'informazione comunque al consumatore, l'etichetta, ma etichetta comunque non solo. E innanzitutto anche dei contributi comunque della dottoressa Colucci della Borsa Telematica,
pratica di videocamere e da altri soggetti è emerso forte l'obiettivo di informare il consumatore su tutta la filiera del prezzo, sulla filiera agroalimentare del prezzo, per cui come costruire un percorso di consapevolezza e di empowerment del consumatore, lavorando sicuramente su un'etichetta comprensibile e fruibile, ma anche lavorando a monte sulla disseminazione di altre tipologie di informazioni, in questo caso comunque sul costo, proprio per poter permettere al consumatore di fare la scelta comunque più consapevole nella GDO piuttosto che nel farmer market, piuttosto che presso comunque l'azienda locale. Anche questo, diciamo, è molto legato al tema, diciamo, della prima parte del workshop. Soltanto un consumatore che ha tutte le informazioni può essere anche protagonista nelle politiche alimentari urbane e del cibo. Per quanto riguarda i marchi territoriali, diciamo, c'è stato anche un dibattito vivace alla fine comunque del nostro workshop. Si è pensato, sicuramente c'è l'esigenza di legare un prodotto ad un territorio, c'è stata un'enorme proliferazione comunque di marchi che sono più uno strumento di marketing comunque che altro. Allora, perché non pensare proprio di chiedere al CNCU di istituire comunque un tavolo di lavoro e di definire, diciamo, delle linee guida per un'etichetta del territorio, per un marchio territoriale comunque di qualità, a partire dalla definizione di una banca dati comunque dell'esistente. È un lavoro enorme, ambizioso, forse un po' visionario, però può essere anche un modo per fare un salto di qualità. Questo è quello che comunque si chiede, dopo lo riarticoleremo comunque in maniera più maggiormente definita. Interessante ci è sembrato comunque condividere, anche se non è strettamente legato al tema dell'etichetta, la proposta comunque emersa dalla, come ho citato prima, dalla funzionaria comunque della borsa merci telematica di Union Camere, che ha colto comunque lo spirito del nostro workshop, dell'iniziativa di questi due giorni e ha proposto di mettere comunque a disposizione per le eccedenze alimentari, per cui andrebbe più sulla proposta quella sulla lotta allo spreco, il mercato telematico comunque di borsa telematica e i servizi di logistica per incrociare domanda e offerta. Per cui questo lo mettiamo comunque a disposizione dei documenti, però ci sembra una proposta concreta, diciamo, che va un po' nella direzione degli obiettivi che ci eravamo dati. E grazie.